Facciamo una surplus solo di qualche minuto, fatevi venire il coraggio. Io penso, immagino che gli stimoli... Volevo, scusate, fare una piccola riflessione con voi. Ecco, vedete, in questi ambiti noi possiamo dire delle cose, naturalmente qualcuno le può non condividere, avere idee diverse, però siamo in grado di argomentare. Possiamo argomentare, io un po' più teatralmente, il professor Zolo più pacatamente, ma argomentiamo. Tutto questo non sarebbe possibile in televisione, perché se tu esponi delle tesi un po' forti, ferme, ti viene impedito di parlare. Proprio immediatamente scatta la calunnia, diventi un terrorista, un catastrofista, una Cassandra. Il professor Zolo parla di fatti, 3 miliardi di esseri umani sotto la soglia della povertà, 200.000 piccoli agricoltori che si sono suicidati, stiamo cominciando anche in Europa, un imprenditore, un piccolo imprenditore a Salonico si è dato fuoco per la disperazione. Sono queste le cose. Noi... Io tutte le mattine quando mi sveglio accendo la televisione per vedere un notiziario, ne guardo uno, diciamo, ragionevole, che è un notiziario dove non fanno troppe meline, o vedo BBC World o qualcosa. La prima parola che sento in Italia, i mercati. Scusate, e gli esseri umani? Le donne, gli uomini, le famiglie, la società, i lavoratori? Non si parla di questo. Noi siamo incatenati, tenuti per i testicoli dai mercati. Scusate, faccio la domanda come una volta la fece Dario Fo, commentando l'inno di Mameli. Sapete come dice? Perché ti volevo dare la battuta, perché tu facessi la parte del femminista, vedi, Zolo. Allora, capisci, c'è proprio... I mercati, non so se ricordate quella divertente sketch di Dario Fo sull'inno di Mameli, che l'inno di Mameli è un inno che io ho finito, pensate, io che sono totalmente antinazionista, ho finito per amare, porto anche il tricolore su un bavero della giacca, se non altro per far dispetto a qualcuno, no? Vi lascio indovinare chi, porto il tricolore su un paio delle mie giacche, però l'inno di Mameli dice... Fratelli d'Italia, l'Italia se destra, e vabbè, fino a qui, dell'elmo di Scipio. Vi ricordate che Dario Fo diceva: chi è Scipio? Ma chi è questo qui? A me viene voglia tutte le volte, chi sono i mercati? Mostri la loro cazzo di faccia, chi sono quelli che ci tengono per le palle? Si facciano vedere, vengano e dicono: buongiorno, siamo i mercati. Noi vi facciamo così e così perché voi fate cosò, cosò e cosò. No, sapete chi sono i mercati? Sono dei signori che stanno dietro degli schermi di computer e muovono algoritmi. Gliene frega niente né degli esseri umani, non sanno neanche cos'è la vita di un essere umano, perché sono talmente ricchi da aver staccato la loro relazione con gli esseri umani. Allora muovono gli algoritmi. Quando hanno finito di muovere danari per fare carta da carta, non c'è più l'investimento sull'economia reale. Guardate, qui non proponiamo un ritorno all'economia sovietica, nessuno ci pensa, si dice solo investiamo sulle imprese, perché le imprese assumano lavoratori, perché si creino nuove imprese, eccetera. Di questo si parla. No, loro no, muovono carta da carta, fanno solo carta da carta e incrementano le ricchezze. Finito di far quello, scusatemi un po' la rozzezza, vanno in uno di quei resort dove giocano a golf, questa è la cosa migliore che fanno, poi si streppano di cocaina e vanno con le puttane o con, non so, i puttani, o per non fare discriminazioni, a seconda dei gusti. Quello fanno nella vita, quello fanno. Guardate, molti di questi oramai non leggono neanche più libri, non sono come la vecchia borghesia. Il vecchio capitalista di una volta, anche il peggiore dei capitalisti, veniva da una cultura, da una storia, andava in fabbrica,
magari sfruttava anche i suoi operai, ma li conosceva, li vedeva. Questi non vedono niente, niente. Allora il problema diventa che noi non sappiamo chi sono coloro che regolano le nostre vite. Quando io dico che i nostri politici sono totalmente in scacco, non voglio offendere quelli che si sono fatti eleggere. Guardate, anch'io vado a votare, non ho rinunciato a votare, ho messo anche il mio crugno per l'elezione del sindaco della mia città. Ma il vero problema è che i mercati dicono l'Italia è inadempiente, quindi voi dovete fare questo, questo, questo e questo. Infatti Berlusconi, io lo nomino, e dice, io lo nomino per non fargli torto, dice Berlusconi, ma se l'Europa ci obbligasse a fare delle cose, noi potremmo farle e non perdere voti. La sua vocazione è semplicemente di non fare politica, che qualcun altro la faccia per lui, così lui può godersi la vita con le escort. Cosa fa Berlusconi? Siccome i mercati gli dicono che tu devi fare questo, questo e questo, lui toglie i soldi ai sindaci. I quali sindaci che vogliono fare meravigliose iniziative culturali, migliorare le strade, portare qui la gente per la cultura del Salento, visto che siamo qui, sono incastrati da questo meccanismo perverso del quale non decidono loro. Perché poi il governo centrale alza le mani e dice siamo mica stati noi, è l'Europa che ce l'ha detto. Tu vai da Trichet e dice non sono mica io, me l'hanno detto i mercati, cazzo! Portami qui i mercati, io ho diritto di sapere chi decide della mia vita, io ho diritto o no? Evidentemente no, quindi è vero quello che dice Zolo, non abbiamo più diritti, abbiamo solo delle scorze. Certo io posso gridare, non c'è problema, ma se le mie parole diventassero pericolose, state tranquilli che riescono a farmi tacere e con mezzi non ortodossi. Si fa così. Allora il problema che noi abbiamo è questo, noi stiamo progressivamente perdendo la democrazia. Lo dice il professor Zolo, ma Giorgio Bocca l'ha scritto in decine di articoli, chiamando non come il professor Zolo questa post-democrazia, chiamandola democrazia autoritaria, cioè un ossimoro che rivela il fatto che non c'è una vera democrazia. Allora il problema è molto e drammaticamente serio. Noi siamo, e guardate, oltre al professor Zolo, al povero teatrante Monio Vadia, il più grande studioso di dottrine sociali, o perlomeno reputato tale, Zygmunt Bauman, in un'intervista alla stampa ha detto: cosa volete che faccia il povero Barack Obama? Il mondo è in mano a una forza fuori controllo, la finanza internazionale. Non li controlla nessuno. Barack Obama all'inizio incaricò un suo uomo di controllare la finanza Wall Street. Questo qui dopo 3 mesi ha gettato la spugna dicendo impossible. Cioè questa è la situazione in cui noi viviamo. Decidono sopra le nostre teste, dicono che fanno una cosa, evidentemente ne fanno un'altra. Allora, non so capire se ci dicono che Gheddafi è un dittatore atroce. D'accordo. Che Gheddafi sia un dittatore, d'accordo. E mentre ci dicono questa cosa, gli mandano dei sospetti di terrorismo a farglieli torturare, perché lui è veramente cattivo. Questa la chiamano democrazia? La democrazia di Abu Ghraib, di Guantanamo, e non solo gli americani, i russi in Cecenia, i cinesi nel Tibet, e via dicendo. Ma ora, che questo accade è già atroce, che ci vogliano far credere che questo sia il migliore possibile dei mondi, beh, questo è inaccettabile. Questo è inaccettabile. Noi abbiamo diritto di mobilitarci come possiamo con quel granello di sabbia per interrompere questo meccanismo atroce che ci viene oltretutto spacciato come una cosa regolare. E guardate, a proposito delle Twin Towers, la strumentalizzazione di quei 3.000 poveri morti è giunta oltre ogni limite della decenza. L'uso propagandistico di quelle povere anime, non c'è limite né vergogna a tutto questo.